passato prima il tuo presidente, era contento. Voi come uscite dallo stadio di San Siro, insomma, con un pochino più di fortuna forse potevate anche uscire con una vittoria? No, dopo aver fatto il gol avevamo la sensazione che il Milan, e non solo la sensazione, era un po' in difficoltà, un po' in confusione, e lì forse dovevamo schiacciare un pochino più sull'acceleratore. Invece ci siamo limitati a gestirla, anche se poi è venuto un gol un po' fortuito così, però va bene così, quando non si può vincere non si deve perdere. Cioè, staccare e riattaccare la spina è difficile, penso che solo squadre come Bayern Monaco, Barcellona, Real Madrid riescano a farlo. Noi siamo stati bravi a difenderci, a ripartire, siamo stati bravi con quella grande giocata di Eto'o a trovare il vantaggio. E abbiamo sbagliato secondo me poi la gestione della partita dopo l'1-0, perché loro avevano molte difficoltà. Ma la parola Champions cosa fai? Tocchi ferro oppure? No, non sono superstizioso, però penso che ci siano squadre molto più attrezzate per quella posizione di classifica, però fin quando siamo in gioco proveremo sicuramente a fare il meglio per noi. Tante volte i nostri attaccanti esterni si sacrificano e andiamo a 5 a centrocampo. E una squadra adesso nel calcio si deve difendere tutti, si deve attaccare tutti, perché se non si fanno sacrifici è difficile vincere le partite. Ecco, volevo chiederti proprio questo, tu parlavi di sacrificio, ti aspettavi un Samuel Eto'o così? Ma devo dirti la verità che a volte viene anche troppo dietro, per la voglia di aiutare la squadra, a volte viene anche troppo dietro e magari delle volte nella ripartenza è poco lucido, però no, non me l'aspettavo, perché comunque non per la sua storia calcistica, ma perché comunque quando si viene un giocatore così importante in una squadra medio-alta come la Samp, forse non conoscendolo mi aspettavo delle cose diverse, invece uno che trascina e fa bene al gruppo, perché comunque è un altro giocatore che può dare l'esempio a tanti giovani.